Ale, ti devi smutare perché ti sei mutato da solo, non posso smutare. Hai ragione, ed eccomi qui, ben <ride> trovati amici di Sportface a questa nuova puntata, in questo post US Open che ha detto veramente tante, tante cose, molte delle quali mh, vedranno una discussione molto accesa perché ci sono tanti pareri, eh, alcuni assonanti diciamo così, altri molto meno. Eh, avremo ovviamente ospiti con noi, uno è già presente, tra poco ve lo presento e poi parleremo anche ovviamente della finale femminile ma si parte con la finale maschile si parte con Djokovic-Medvedev perché ne abbiamo parlato per due settimane di quella finale che tutti aspettavano praticamente così è stato eh, però non è arrivato il grande slam è arrivato il primo slam invece di Daniel Medvedev ne parliamo intanto con mi fa piacere che sia ospite con noi quest'oggi Marco I marito del Corriere della Sera, ciao Marco ben trovato ciao ragazzi, è un piacere e poi il buon Matteo Mosciatti qui sotto di me visivamente buonasera a tutti e Lorenzo Ercoli. Buonasera. Allora, Marco, io parto con, eh, con un tuo tweet. In realtà, che mi ha fatto riflettere, e da questo poi mi racconti come hai vissuto questa finale, quello che ti aspettavi, quello che è successo. Il tweet che faccio vedere in grafica è questo qui che mi ha molto colpito: Ovvero, Medvedev ha usato le ultime due partite per preparare la tattica contro Djokovic. Penso di aver capito cosa tu intenda, però ce lo spieghi meglio. Ma guarda, molto semplicemente eh, Medvedev, eh, non certo per demeriti suoi, siamo parlando di una persona che eh, ha strameritato str di vincere il suo primo slam, ha avuto un tabellone relativamente facile e nelle ultime partite era evidente che stava, si, stava preparando. si stava preparando. Ad esempio, eh, se guardi il primo turno, eh, dal primo turno alla, alla semifinale per poi alla finale ha progressivamente arretrato il suo raggio di risposta, ok? Eh, è vero che Medvedev risponde abbastanza arretrato, okay? ma mai come contro Djokovic E se guardi contro, perdonatemi, l'olandese dal nome impronunciabile, e anche nel terzo set contro Ocea Yasim, eh, è evidente che lui stava, si, stava, si stava allenando a rispondere da lontano e a rientrare tagliando il campo, rientrando in campo, ma addirittura di un metro e mezzo, è stato anche calcolato ieri durante la partita. Uh, oltre, oltre a questo, uh, diciamo... Era evidente che si andava verso questa finale e secondo me Medvedev uh, ci è arrivato molto preparato, sapendo che, avre che avrebbe incontrato quell'avversario. Uh, rispetto alla finale dell'Australian Open, dove Medvedev, fondamentalmente, dopo un primo set in cui resistette, uh, andò nel pallone più totale, uh, secondo me. Senz'altro sul dritto ha lavorato moltissimo con Gilles Servarà negli, negli, ulti, negli ultimi mesi, ma ha anche cambiato, uh, diciamo così, la, la strategia. In Australia era Medvedev che uh, cercava di fare gioco, e mentre invece secondo me Medvedev ha, pensa ha preparato la partita pensando a colpire molto forte, a impedire il più possibile a Djokovic di entrare nel campo. Poi abbiamo visto che Djokovic l'ha favorito anche con... Uh, possiamo chiamare un blocco fisico, secondo me è partito con una tensione psicologica, ma poi è subentrata anche una stanchezza, cioè le gambe di Djokovic non erano le gambe di Djokovic. E proprio quello che dicevamo prima, fuori onda, del fatto che eh, Medvedev dovrebbe pagare una birra a vari eh, giocatori di questo torneo, perché, ma secondo me già da Niscicori, il primo set e mezzo che ha giocato eh, nei primi turni, poi Brooksby, ovviamente Berettini e soprattutto Svere vanno... Eh, Stancato in tutti i sensi tennistici, proprio gioco invece, fisicamente, mentalmente le energie nervose eh, erano un pochino arrivate, eh, si era un po' scaricato da tutti i punti di vista. Gioco che poi, ovvio, la tensione massima del grande, del grande risultato del risultato storico, sicuramente si è fatto sentire. Guarda, io eh, ho visto la partita in compagnia di mio figlio, che è un buon tennis, un discreto tennista agonista. E gli ho detto, secondo me, o Giocovic in tre o Medvedev facile. Eh, non lo so, me, me, me la sentivo. Eh, se noi usciamo dalle retoriche giornalistiche, dalle retoriche giornalistica, dalle semplificazioni giornalistiche, se vogliamo, eh, se, tu, se tu guardi lo straordinario 2021 di Djokovic, eh, tu hai. Uh, un Australian Open vinto in condizioni difficili, a prescindere dalla gravità dell'infortunio del o del fastidio che lui ha accusato, eh. okay, 5 set con Fritz, una partita dura con Tiafo, un tie break al quarto set con, con Alexander Zverev che poteva, anche, ah, poteva allungare la partita addirittura e poi forse la finale con me deve essere stata la cosa più semplice. Poi è partita l'operazione Roland Garros, un'operazione pressoché militare, e Djokovic è arrivato a Roland Garros come poche volte l'abbiamo visto. Quel pazzesco terzo set come Nadal, la rimonta per rimonta contro Musetti, la rimonta contro Zizipas. E secondo me, già il Djokovic che ha vinto Wimbledon non era più il Djokovic, era un Djokovic più calante, diciamo così che a Wimbledon secondo me non è, non è stato un gioco scintillante, aveva un margine tale da poter vincere, è stato impegnato da, da Berrettini in finale, anche se dobbiamo avere l'onestà di riconoscere che Matteo non ci è, è mai andato vicino Insomma, in quella, in quella, in quella partita, che è stata una partita tutto sommata abbastanza chirurgica. Da lì, entrando nella parte finale della stagione, secondo me… È subentrata, o, o lo consideriamo un marziano, o è subentrata una stanchezza abbastanza uh, ineluttabile. A Tokyo ha vinto i primi turni sull'onda de, di una sensazione che lui ha ogni tanto, quella di sentirsi invincibile, e poi ha avuto un crollo. Secondo me, dal quale, un, dal quale non si è più ripreso. Non è, io, io sinceramente. Uh, ho visto tutte le partite tutte e sette le partite di Djokovic nei primi turni non mi ha fatto oggettivamente una grande impressione ha faticato come, ci, come ricordavi tu con Nishikori quando a Tokyo è stata un'umiliazione un, un pazzesca un sì. 6-2-6-0 ok e, e quella è stata una prima spia io devo essere sincero il Djokovic più scintillante purtroppo l'ho visto contro Matteo nel secondo e nel terzo set sì, uh, sì. Con Zverev ha faticato molto, ha vinto di volontà, ma quella è stata una partita molto drenante. Ora, tutti si interrogano sulla maledizione dello Slam, Serena Williams nel 2015 che perde contro la nostra Roberta Vinci, eccetera. Io penso che ci sia stata senz'altro una componente psicologica di tensione, ma davvero, ieri, quello che mancava di Djokovic erano le gambe. E se non vanno le gambe, un giocatore può avere cuore, può avere coraggio, ma non. Non c'era oggettivamente, dobbiamo anche avere l'onestà di, di, di riconoscere, non è stata una grande finale, no. e, per al, e per almeno un 7-3 quarti Medvedev si è limitato a, a fare il suo, a colpire forte, a tenere Djokovic fuori dal campo, ma non ha fatto le cose alla Medvedev che gli stiamo vedendo fare quando poi uh, Djokovic ha perso il secondo set, ha avuto, ovviamente la partita è girata, l'ha detto anche Djokovic su quelle, palle, su, quelle, su quelle palle break, su quello 0 su 5 nelle palle break nel secondo set, lì okay? a quel punto nel terzo set è ovvio che Medvedev ha preso confidenza e ha maramaldeggiato e ha fatto vincenti anche col dritto, eh. diciamo però una cosa, perché stiamo parlando solo di Djokovic, eh. Su dia su sulla diagonale sulla quale Giocovic ha costruito il suo successo, ecco, non è più il padrone esclusivo di quella diagonale perché, ieri, rovescio su rovescio, rovescio per rovescio, e il rovescio di Medvedev è un colpo pazzesco. Secondo me, è un colpo Tra l'altro, ti interrompo un attimo. Intanto eh, saluto tutti i nostri amici. Sono arrivate già tante domande, alcune le faremo anche eh, a Marco. Ma volevo far intervenire Matteo Mosciatti perché? perché, lo dico io, anche se lui non lo dirà. Eh, ha giocato con Medvedev quando erano ragazzini a livello juniores eh, e ha preso una sveglia non da poco che adesso ci racconterà e secondo me la diagonale di rovescio dove Mosciatti teoricamente è forte mi sa che l'hai subita anche all'epoca eh. tutto giusto direttore <ride> tranne il, te il tempo verbale perché dove Mosciatti era forte diagonale <ride> di sinistra di <ride> perché è tutto finito è tutto finito per il sottoscritto invece è tutto molto vivo per, per Medvedev che è under 18 dove a Maseik in Belgio ci affrontammo al secondo turno del tabellone principale. Aveva un servizio impressionante, pressoché simile a quello attuale, con chiaramente le, le dovute differenze in base all'età. Eh, e, e soprattutto a livello di personalità, faceva già capire di, di averne di più rispetto a, a quelli dell'età sua. Lui è 96, io sono 95. Lui da primo anno, under 18, fece finale in quel torneo. Ehm, a me ha stupito eh, la sua convinzione, premesso che l'analisi di Marco io la sottoscrivo dall'inizio alla fine, mi ha, mi ha sorpreso la convinzione di Medvedev di vincere la partita che, che io ho visto dal primo punto e che non, non, non mi aspettavo perché io sono invece, a differenza di Marco, sono uno di quelli stupiti di, di come sia andata la partita e sono stupito dell'umanità di, di, di Djokovic che... Eh, che, che spesso abbiamo dimenticato ci ha fatto dimenticare in questi anni e ci ha fatto dimenticare anche per gran parte del 2021 a Winderon concordo nuovamente con Marco perché eh, non, non vedevo come potesse perdere il torneo e alla fine nessuno gli ha dato, gli ha dato modo di perderlo quel torneo e, e quindi secondo me le chiavi sono queste a cui aggiungiamo le, le condizioni fisiche imperfette di, di Djokovic che anche da quel punto di vista, spesso ci ha fatto vedere di, di averne anche più di Nadal, che è l'animale fisico per eccellenza del tennis da oltre dieci anni. Quindi, un insieme di fattori hanno fatto sì che si verificasse quello che secondo me era impronosticabile. E dicevo, ieri, io Marco l'ha visto con il figlio: io l'ho vista con i miei genitori la partita e, e dicevo a mio padre che mi sembra che alla vigilia del torneo la non vittoria di Djokovic fosse data a due. Che, insomma, mm, sì, la, non, la, la non è vittoria, vero. insomma, eh, è vero che forse eravamo insieme quando ce lo disse. Sì, sì. Ce lo disse un, un nostro amico. Quindi, eh, parliamo di, di un extraterrestre che, che è diventato umano nella notte più importante. E, e poi c'è anche il tema della simpatia del pubblico. Del quale poi vorrei sentire l'opinione di Marco, perché eh, è chiaro che, che, parallelamente al risultato, eh, quello che abbiamo visto dal punto di vista emotivo. È stato, è stato molto forte ieri, più eh sì, forte sì, di quello sì, a cui sì. Djokovic ci ha abituato eh sì, adesso sentiamo l'opinione di Marco io credo che il discorso fisico sia proprio un rimandare, cioè gambe testa gambe, nel senso, era stanco perché era stanco, è arrivato al cervello tutto questo, la tensione non gli ha dato la possibilità di riattivarsi come avrebbe forse potuto e quindi si è ribloccato le gambe secondo me è andato abbastanza così eh, Marco però a parte questo se vuoi ovviamente aggiungi qualcosa su questo ti chiedo proprio del, dell'umanità di Djokovic di quelle lacrime eh, del pubblico che ha tifato per lui praticamente che io ricordi forse Djokovic veniva tifato all'inizio della sua carriera quando giocava con quei e Federer che erano ingiocabili e perdeva e poi veramente è stato raramente tifato dal pubblico e credo che sì. l'abbia veramente sentita questa cosa Perfettamente ragione. Eh, sì, oddio, anche inizio carriera, tutto sommato, dal 2007, da quando lui a Toronto era a Toronto con l'edizione, batte per la prima volta, diventa il primo a battere, battere Nadal, e Federer in un Master 1000, Lui è il terzo incomodo. E io ho sempre, trovato, ho sempre provato simpatia per Djokovic proprio per questa ragione qua. Cioè, nel senso che noi abbiamo sempre, noi, parlo di noi intesi come amarati di tennis, abbiamo sempre vissuto Djokovic come ehm, un intruso, in una, in una storia d'amore, e una storia d'amore deve essere per forza due, no? Eh, il terzo incomodo. ti abbiamo perso, sentiamo più l'audio, voi lo sentite? No. no probabilmente abbiamo perso l'audio o è arrivata una telefonata o qualcosa di strano però non ti, non ti, dopo, non il terzo ti incomodo. dopo il discorso sul terzo non non ti incomodo Quindi, più. facciamo uscire e rientrare Marco eh, sì. Ercoli pensaci tu sì. che chiaramente parlava di terzo incomodo eh, e di, diceva che le storie d'amore sono fatte da due a parte quelli di Sentite adesso? Adesso, sì, ecco, adesso adesso. sei tornato ecco. ah, no, chiedo scusa a Matteo stava mi dovevo censurare, no? è rientrato No, 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 vai, vai, Marco, vai, vai. No, no, stavo dicendo questo: di ha sempre patito, ha sempre patito. No, no io, io dico niente di importante, tu come dire, <ride> ne, capis ne capisci più di me, ok? Ti sto dicendo, che <ride> io, io ho sempre avuto simpatia per Djokovic, perché poi, vabbè, lasciamo perdere il mondo dei social. Ma i commenti su Djokovic eh, spesso sono ingiusti. Noi rimproveriamo a Djokovic questa cosa, qua di essere il terzo incomodo eh, in, una in una storia d'amore, in, in una rivalità. Tra due persone che si stimano, tra due cavalieri bianchi, no? Ok, e, e, e questa cosa qua mi è sempre sembrata molto ingiusta. L'altra cosa che mi ha sempre dato un po' fastidio è un discorso, la butto lì, è un discorso un po' di classe. Ok, cioè eh, Djokovic paga eh, il suo, la sua provenienza, la sua provenienza è inteso. Nel senso che è di, umili, è di umili origini, appartiene a una famiglia che ha fatto uh, sacrifici pazzeschi per il figlio, li fanno tutti. Ma i Federer, uh, la, per, per tacere di Nadal, che appartiene a una famiglia di sportivi, eh, di imprenditori, nello zio, lo zio, sappiamo chi è l'altro zio, zio, zio di Nadal era Migrangian Nadale, è la di Nadale è un giocatore del Barcellona, così. Djokovic ha questi genitori che sembrano us usciti un po' da un film di Custurizza, no? Okay? E il padre. Serbian molto spesso fa delle dichiarazioni in vero antipatiche, ancorché alcoliche, talvolta. Okay? E tutto questo ha nuociuto al personaggio Djokovic, ma il ragazzo è di, otti è di ottima pasta. E non è un marziano, e noi, e noi lo sappiamo che non è un marziano perché è fatto di nervi. A volte gli cedono. E, eh, credo che sia l'unico giocatore moderno che ha lasciato uno slam per strada a eh, causa dei suoi nervi. L lo US Open del 2020. No, sì. Eh, sì. io credo caduto. Ha lasciato caduto. per strada la diretta. Caduto così, caduto così. Allora, mentre, mentre Ercoli recupera il nostro ospite ogni tanto può succedere con le connessioni che vanno e vengono in queste, lo in queste trasmissioni L'abbiamo già detto che non sarà l'unico ospite della serata esatto stavo per dire proprio questo perché quando parleremo di tennis femminile ovviamente di questa bellissima finale femminile a mio avviso è stata più bella di quella maschile però adesso potrete anche insultarmi eh, visto che cerco sempre di difendere il tennis femminile eh, avremo Alessandro Piccari nel Piccari Knapp tennis team che era proprio a New York no? eh, Matteo nel, nelle qualificazioni eh, non so se ha visto giocare in realtà Raducanu, però credo che eh, insomma abbia imparato a conoscere questa ragazza. E credo che soprattutto avendo girato ultimamente tanto il circuito, sin da quando ovviamente Karin smetteva, Karin Knapp, sino a queste ultime annate con Lucia Bronzetti, adesso Federica Risara con Deborah Chiesa, eh, e precedentemente con Samsonova che seguiva proprio eh, Alessandro, credo che possa veramente darci un. Eh, quello che, che oggi è il suo sentore del circuito femminile e di come potrebbe cambiare. Eh sì, 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 perché poi le, le tappe di, di Dugano sono state, sono state quelle proprio vissute da, da, da Alessandro come coach mentre torna Marco Imarisio, e, e quindi direi di lasciargli la parola. Se internet ci Eccolo, assiste. intanto le, co le connessioni ci, non ci assistono, <ride> però stavolta è tornato Marco. Quindi... Ma è comunque quindi... fondamentalmente chiedo scusa, il concetto era questo. Io penso che. Eh, le lacrime di ieri facciano parte di una persona che noi ci immaginiamo come un marziano ma anch'io faccio battute sull'invincibilità di Djokovic ma poi in realtà ad andarla a vedere il giocatore ha reazioni molto umane e sem sempre sull'orlo di una crisi di nervi eh, molto spesso vi uh, cioè, stavo dicendo prima è l'unico giocatore contemporaneo che ha lasciato uno, slam, uno, ha lasciato uno slam per strada per via dei suoi nervi lo US sì. Open del 2020 e in tutto questo c'è l'uomo che insomma, io personalmente ho avuto modo di conoscere, e, come dire, e poi basta, basta le sue dichiarazioni pubbliche. È una persona, cosa, cosa chiedere di più a un, a un campione di tennis? Di una sportività estrema, perché è sportivo, eh, perché come dire, è, 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 stimato, è stimato dagli altri, ma soprattutto è una persona che riconosce sempre i meriti dell'avversario. Eh, io sinceramente non ho, per me, per me sono i tre grandi, non, i tre, cioè sono i tre giocatori de, che hanno definito l'età d'oro del tennis e io sono abbastanza convinto che finché campiamo non vedremo mai più una roba del genere, 20-20-20, okay? mm, fare le distinzioni, dire Djokovic è il più forte di tutti i tempi, Federer è il più grande, Nadal è lo sportivo più grande, alla fine… Alla fine è questione di gusti. Ecco, io sinceramente ieri lo dico, ma lo dico da sportivo e da amante dello sport. Facevo il tifo per l'impresa, ma così come non ho problemi a dire che nel 2019, Wimbledon 2019, Federer 48, 7, 40 15, mi sarebbe piaciuto vedere uno di, uno di quei due match point andare a segno perché sarebbe stata una cosa, una cosa incredibile. E perché poi penso che ognuno di questi tre giocatori si merita tutto. Eh, sì, guarda, sì, sì. La, la, la aggiungo a chi osa le discussioni sul ritiro di Federer per me lasciano il tempo che trova perché con quello che ci ha dato con quello che ha dato e con quello che ci ha dato lui appartiene alla categoria di Valentino Rossi, Federica Pellegrini eh, quelli che vuoi decidono loro, decidono loro come quando e quando andarsene perché ne hanno tutto il diritto di farlo sì, sì. e poi sono talmente appassionato di questo Sport Federer che secondo me si è proprio operato per provare a tornare a un buon livello perché altrimenti non l'avrebbe fatto io dico a Lorenzo Ercoli invece adesso di cercarmi un paio di domande, ce n'è una di Enrico Fagioli che a me piace molto di domanda, se la ritrovi per, um, no, a no. parte questa questa è la battuta, aspetta ce l'ho io sotto mano eh, che è questa qui eh, dice, faccio una riflessione le avrebbe sentito la stessa pressione se avesse trovato in finale Roger o Rafa secondo te Marco? è no, un, eh, fa... un po' meno, un po' un po' meno perché, con, perché con, con Rafa ci puoi perdere. Eh, ecco, eh, eh, è un'osservazione intelligente, questa della, del, vostro, del vostro ascoltatore: perché eh, secondo me con, con, con Roger e con Rafa, Feder, eh, Djokovic avrebbe sentito meno pressione, e ovviamente viceversa. Okay? aggiungo un'altra cosa: questi strapiombi eh, fisici. Non sono, non sono un unicum nella carriera di Djokovic. Questo è stato uno, una, un calo fisico e psicologico. Ma voi vi ricordate i primi due set della finale del Roland Garros del 2020? È? Cioè, Djokovic non c'era, è vero, è vero, rimase sorpreso dalla, te, dalla, 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 dalla tattica di Nadal, come dire, che gli alzava palle, palle alte e, e, e molli sul rovescio. D'accordo, ma non c'è, ma non era in campo, non è stato in campo per fino all'inizio del terzo set. Giocco, aggiungo bici... intervengo per dirti proprio che il tuo pensiero su quei set eh, è lo stesso di, di tanti tennisti. Perché io quella finale l'ho vista con Francis Tiafo e Salvatore Caruso a Parma prima che giocassero la finale del Challenger rinviata per pioggia, e c'era Tiafo che sapete tutti quanto sia showman, che stava mani nei capelli tutto il tempo e diceva non è possibile, uno come sta giocando Rafa e due come non è entrato in campo. No. Esattamente, esattamente. Ci sono Djokovic non parla, eh? Cioè Djokovic non parla delle condizioni, anche per non togliere i meriti all'avversario. A Tokyo eh, gli è stato chiesto da un nostro collega, "Ma hai avuto un calo fisico o psicologico?" perché era evidente che lui aveva avuto, ha avuto a Tokyo contro Zverev un calo fisico. E lui ha detto, next question, cioè non, non, non ha risposto, si rifiuta di rispondere. Evidentemente i giocatori non, non ti raccontano dei, come dire, che, che, che Nadal avesse un problema al piede che è venuto fuori durante il quarto set della partita con Djokovic, l'abbiamo saputo due settimane dopo. È evidente ed è anche giusto così, però questi… No show, questo come dire, non sono, un un, non sono una, una prima volta nella carriera di Giocovic, tenendo insieme quella, quella tensione eh, morale, psicologica e, quella, e quel cannibalismo fisico che ha sempre contraddistinto il, 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 il tennis di Giocovic è un equilibrio a mio avviso ben sottile. Lorenzo Ercoli, sono altre domande o tue o dei nostri ascoltatori che ritieni interessanti? Mm, Prova a cercare. Ce n'era una di Paolo Schiano che, che volevo leggere. Io la leggo io. da Intanto, e, ovviamente, eh, ti saluta Marco e vuole sapere se secondo te sono parole di circostanza o meno quelli di Medvedev a fine torneo. Ricordiamo che Medvedev ha definito Djokovic il più grande di tutti i tempi. A suo avviso, eh, non soltanto tennisticamente, ma anche umanamente, ne ha parlato in maniera molto, molto coinvolta. Eh, dice la prima volta che lo dico: Non l'ho mai detto pubblicamente, e, e così si è espresso. Eh, la domanda di Paolo è, ovviamente è pertinente e ci fa entrare ovviamente in un, in un terreno minato. Adesso come dire mi aggrappo al tavolo e dico quello che sto per dire. Chi frequenta il circuito, eh, chi parla con i giocatori come, come, eh, come Matteo, Lorenzo, Alessandro, come io, talvolta faccio io, o, o con gli allenatori, sa cosa pensa la gran parte degli, dei giocatori, la gran parte degli allenatori. Eh, per un giocatore di tennis come è Daniel Medvedev fondamentalmente, come dire, i numeri contano, i testa a testa contano, cioè, la gran parte dei giocatori sul circuito pensa che, che Novak Djokovic sia il più forte giocatore di tutti i tempi, poi c'è l'ammirazione per Federer, c'è l'ammirazione per Nadal, eccetera, ma Uh, tutti i russi lo pensano perché anche Rublov l'ha dichiarato, Sverv, che, che non è russo di nazionalità, ma è, ma è come se fosse lo è russo. Poi abbastanza. Lo, è, <ride> lo è, lo è, lo, lo pensa. Io penso che Medvedev, che ha già parlato parecchie volte in modo molto ammirato di Djokovic, uh, Medvedev abbia detto semplicemente quello che pensa. soprattutto della nuova generazione, che sono più giovani, uh, come dire, per fortuna di me, ma for, insomma... Eh, non hanno coscienza o memoria di quello che Federer ha fatto dal 2003 al 2010, se, se guardi agli ultimi, agli ultimi 10, 11 anni. È difficile negare che Djokovic sia stato il giocatore più forte, diciamo il più grande giocatore della decade, e me la cavo così, ok? Però è un'opinione abbastanza, un abbastanza comune. Ora, per via, Alessandro lo sa, per via della mia residenza, uh, il fatto che ho la famiglia a Parigi, mi capita di parlare talvolta con i giocatori francesi e vi posso assicurare che dietro le quinte, ad esempio Gilles Simon, o Ozzongà, non dicono cose diverse da quello che ha detto ieri Medvedev, ecco. Sì, sì, assolutamente. Ti faccio eh, un'ultima domanda che è abbastanza ampia prima di ringraziarti e, e di salutarti, Marco. Su quello che sarà il futuro a questo punto del circuito maschile, eh, non sappiamo Federer come tornerà, sappiamo che Nadal tornerà per vincere soprattutto un altro Parigi. Secondo me, ma in generale, insomma, proverà a farlo. Eh, stanno crescendo in tanti perché Sverev ha acquisito consapevolezza, fiducia, quella che gli è mancata nei primi anni all'InSlam. Medvedev è questo qui, magari Medvedev terra e erba meno, però nei due Slam. Sul cemento penso che sarà tra i favoriti numero uno o due per un bel po' di anni. Arrivano i giovani da sotto, da Sinner, al Carassi e agli altri. Ecco, ti chiedo un po' che circuito ti immagini e secondo te quanti slam ancora sono eh, nella possibilità di, di, di Novak Djokovic? Mm, sono d'accordo con Lorenzo, con quanto dicevamo prima e anche con Matteo. Cioè, mh, se c'è Djokovic tu devi pensare che lui possa arrivare fino in fondo, ok? E io penso che, eh, questa per rispondere anche a una, una domanda che ho visto in sovraimpressione, questa ferita gli rimarrà addosso, ma ricordiamoci che stiamo parlando della stessa persona che ha perso, eh, non so, 2013, eh, ero, ero, ero a vederla, un 9-7 sanguinoso a, a Roland Garros contro, contro Nadal, con una palla molto controversa. Quella dello smash. Quella dello smash, eh, il miglior tennis che abbia mai giocato Djokovic sulla terra rossa, migliore ancora del 2021, si infranse contro la più grande prestazione individuale che ho mai visto in una finale di tennis, contro Stan Vavrinka nel 2015. E nessuno ci avrebbe messo una lira che Vavrinka avrebbe battuto. Cioè, Djokovic aveva, fatto, aveva dato 6-4, 6-2, 6-4 a un Nadal un po' acciaccato, okay? però come dire, era arrivato in finale come un treno e quell'anno era programmato solo a la Langa Rossa. E perse una partita sanguinosa in cui Vavrinka ha tirato qualcosa come 67 vincenti e, e si è rimesso in piedi. Io penso che Djokovic ci sarà ancora per un paio d'anni. Sto dicendo semplicemente che quest'anno ha dimostrato gli ha dato la possibilità di fare il grande slam, ma ha anche dimostrato che il margine si è molto assottigliato. Primo, quanto al tennis in generale è molto interessante sia la tua domanda sia la situazione che andiamo ad affrontare perché Nadal. E Federer e poi Djokovic si sono mangiati un'intera generazione. La generazione nuova che c'è adesso ha fatto, diciamo così, tesoro degli, non solo degli errori, ma dell'esperienza dell subita dagli, dai Berdic, dai Davidenko, dai, dai Ferrera, eh, dai Söderling, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è quindi è cresciuta programmata per vincere, ricordatevi cosa dicevamo quando è arrivato Zero sul, sul circuito, diciamo i prossimi slam sono appaltati a questo qui per i prossimi anni. Zero tra poco, a febbraio credo, compie 25 anni ed è ancora a zero. Okay? Lo stesso vale per, uh, per Tsitsipas, che è un 98, si appresta a fare, anche lui credo sia del primo mese dell'anno, 24 anni, ha fatto una finale slam ma insomma incomincia a essere a 24 anni guardate guardiamo cosa aveva già vinto Nadal cosa aveva già vinto e al tempo stesso e al tempo stesso è quello che dicevi tu questa generazione che è programmata per vincere cioè non è programmata per essere il numero 5 6 7 8 Zverev Sitsipas Medvedev Rublov Shapoval Berrettini Berrettini. Berrettini, Berrettini ovviamente. Berrettini deve essere sincero su Berrettini su Matteo. Io faccio un discorso. È, è forse il te, uno, è il tennista italiano che più ammiro, cioè che più ammiro e che è anche, è anche rispetto alle epoche passate. Perché è un tennista che si è costruito. Cioè Berrettini a livello juniores non era fortissimo. Berrettini ha sfruttato quel eh, come dire. Quello spazio temporale tra i 18 e i 20 anni, durante i quali molti tennisti si perdono per diventare fortissimo e poi, e, poi, e poi per crescere. È un percorso diverso da quello di Zverev, Medvedev e Zizipas. Zizipas è stato il numero, numero uno del mondo juniores con due anni di anticipo. Matteo è venuto come dire costruendosi. E io sono convinto che Matteo, io non l'ho citato proprio, perché, proprio per distrazione, perché sugli italiani facciamo un discorso a parte. Matteo ha uno slam. Nella, sulla racchetta eh. Matteo nelle due settimane buone può battere chiunque e se Djokovic scende un po' eh, ragazzi questo qui que, cioè, cosa, cosa vogliamo dire a Matteo Berrettini che quest'anno ha fatto un percorso slam incredibile lasciando perdere chi non ha potuto giocare contro Pass in Australia e tre volte su tre chi ha avuto davanti il più forte giocatore del mondo una volta in finale ma due volte in quarti eh. cioè, ha perso solo okay. la Djokovic negli slam ecco, sì. perché per in Australia si è fatto male esatto per tornare a questa generazione, diciamo tra 96 e il 96 e, e il 99, 2000, ecco la cosa che è programmata per vincere, la cosa incredibile, cioè mi dimentico anche Ocelia Sim che è un pochino più indietro rispetto agli altri, che è un 2000 comunque, la cosa incredibile è che dietro c'è già gente che, che sta diventando non forte, fortissima, perché Sinner, 2001... Broxby 2001, e io sono rimasto molto colpito eh, da, da questo americano. E, ahimè, ahimè, per tutti noi, temo per lungo tempo. Al Cars Garcia 2003, um, oltre Rune, mm, lo, vorrei rivedere, lo vorrei rivedere con più continuità. Okay? E ci mettiamo Lorenzo questo, Musetti 2002, anche se poi io sugli italiani esagero, però magari ce lo mettiamo. Secondo te, Lorenzo, sì, Lorenzo. Lorenzo allora, se, vuoi, vuoi la mia panoramica, se, vuoi, se, se a qualcuno interessa la mia panoramica sul tennis, sul te, sul, sul ten, sul tennis italiano. Allora, io ho una predilezione per Matteo, l'ho conosciuto come lo conoscete voi, trovo che sia un ragazzo straordinario e, e, pe, e penso che possa vincere uno slam. Uh, riguardo ai nostri 2001-2002 a Sinner e a, e a Musetti, Te, te, la, te, la, te, te la chiudo con uno slogan: non voglio farvi perdere tempo. Eh, Sinner sarà amato per quanto vince perché il gioco di Sinner diciamo così non è proprio spettacolare. Ok, Musetti sarà amato a prescindere perché in questo momento, se, io pensi, cioè, se tu pensi, spettatori per i quali paghi il biglietto al chiuso una volta a, alla cieca, una volta che diciamo Roger. Farà, una, farà un tour d'addio, diciamo così, speriamo il più lungo possibile, ma insomma siamo, siamo al crepuscolo, tu hai giocatori che dici questi sono giocatori diversi, tu hai Shapovalov e Lorenzo Musetti, qualcun altro qua e là, io sto parlando di, 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 di pesi massimi e di futuri pesi massimi, per cui penso che, che anche io penso, poi Musetti è anche fortissimo e non è che è solo divertente eh, da vedere, però io penso che Musetti sia... Una, sinceramente, una benedizione per, per il tennis italiano perché tu lo vedevi. Io lo vedevo anche a Roland Garros. Guardate, è stato anche ingiusto. Ho, ho guardato la partita tra Musetti e Cecchinato e in mezzo al pubblico. No? Cecchinato ha fatto una, una buonissima partita nel suo percorso di, come dire, di, di redenzione, di riabilitazione, insomma, di cercare di ritornare al livello del 2018 ma lo stupore era tutto per Musetti e Musetti ragazzi colpisce la, palla in un modo, colpisce la palla in un modo diverso dagli altri ha un talento diverso dagli altri va dato, va dato merito secondo me a Simone Tartarini e, insomma voi lo sapete il prim un, il, la prima cosa che dice un coach è bisogna mettere ordine nel tuo gioco no? tu vedi io come dire mio figlio affronta molto spesso i giocatori che escono i giocatori della Moratoglu Academy giocano tutti allo stesso modo ma perché i coach mettono ordine nel gioco. Ecco, Simone Tartarini mi sembra che abbia scelto un percorso diverso e quello che tu vedi di Lorenzo, eh, insomma, io ho tanta voglia di vedere, vedere Mosetti in campo, Beh, perché, perché vedi, 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 vedi qualcosa che, che non è omologato fino adesso. Scusate, ho fatto perché tu hai toccato, Matteo. Hai toccato Musetti, che proprio un mio, un, mio, un mio pallino assoluto. Sono, parti, sono, partito, in una, sono partito in una musettia. Le chiedo, chiedo scusa. Giusto, mi, piace la, mi piace la musettia come com com sostantivo, eh, Marco. Io ti ringrazio tantissimo, ti abbiamo rubato anche più tempo di quello che ti avevo ma detto. Ma no, ma è, quindi... stato, <ride> è stato un piacere quando tanto. volete, okay. assolutamente. Maria, la prossima volta parleremo, spero, anche di qualche altro bel risultato degli azzurri perché insomma. Sta, se ne sono arrivati tantissimi, ma penso ne arriveranno sempre di più. Grazie, e Poi, ma... poi e eh, mi... te parleremo anche dei risultati del Milan, si spera. Ma questo, ah è, beh, il... sì, questo, questo, questo è un è, altro è, discorso. Considera che è... siamo in onda ah, con due laziali. Eh. Considera che siamo in onda con due laziali. Quindi <ride> non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, che, no, no, non aggiungo niente. Io figurate, io insomma, come voi, sono un malato di sport, dico soltanto che non mi aspettavo una partita del genere. E che ieri, mentre guardavo la partita, dicevo come Cavolo, gioca bene in Milan. Il Milan gioca bene a pallone, anche la Lazio. Io penso che Sarri farà ottime cose. Però, adesso stiamo parlando di tennis, non, vogliamo, non, voglio, <ride> non voglio annoiarvi. Ragazzi, no, è stato un piacere. Complimenti. Eh, vi seguo sempre. e niente, Quando volete, ok? Grazie, grazie mille. mille, grazie. grazie, mille, ciao. grazie a un a, abbraccio, a Marisio. Grazie. E allora eccoci qui, eccoci qui rimasti noi tre tutti in nero oggi, eh? ci siamo, non ci siamo tra l'altro almeno io non ho detto niente a nessuno che avrei no, messo no. la maglia nera. Quindi, Vediamo come eh, è vestito il è? prossimo ospite perché io l'ho già collegato, eh, non è nero eh, attenzione. No, oh. è in verde, è in verde. Eccolo eccolo. È verde, eccolo, eccolo, Alessandro Piccari, ciao Ale, bentrovato. Ciao, ciao. Buonasera. buonasera. Come va? Tutto bene? Bene, bene, bene. bene. Abbiamo Tutto. una Lucia Bronzetti che si è qualificata... A Porto Rose, quindi anche se tu sei a casa base, no? In questo momento sì. abbiamo sì, sì, Francesco io. sul luogo. Senza fatica, andiamo avanti. <ride> esatto, però tu <ride> intanto comincio a chiederti: adesso iniziamo a parlare un po' di femminile. Quindi chiedo anche ai nostri eh, amici collegati di, di porre anche domande sul tennis femminile, che è sempre abbastanza. Crea molte più discussioni paradossalmente di quello, di quello maschile. C'è chi dice livello basso, c'è chi dice livello medio molto alto, come me, e altri insomma che dicono altre cose. Tu, per caso, perché non te l'ho chiesto prima, tu eri a New York no? con, con, eh. con Federica Di Sarra e con Lucia Bronzetti, ma hai intravisto Raducano? Hai sentito parlare di Raducano in quei, in quei giorni o no? Sì, giocava al campo dietro al nostro mentre mentre Lucia. <ride> Immagino, Og ogni tanto mi giravo si sì, faceva un bel rumore la palla. <ride> ecco. sì. Senti, ma in generale, che ti, ovviamente, penso che nessuno si aspettasse un, un qualcosa del genere: 10 partite vinte 2, 7 0, dominando da, a 18 anni. Però ecco, ti chiedo un po' <coughs> eh, oggi. ho fatto un pezzo mettendo anche le parole sia di Deborah Chiesa sia di Francesco, di tuo fratello, che, che, mm. che l'aveva vista, insomma, a Minsk in quel torneo di due anni fa, se non sbaglio e che in effetti faceva impressione. Ti, ti, chiedo un po ah, con, ti do carta bianca e ti chiedo che cosa hai visto, che cosa abbiamo visto, qualcosa di incredibile. Sì, sono quei casi unici eh, da, da non copiare, da tenere lontano dalla portata <ride> dei bambini, come si dice, anche perché se noi andiamo a vedere, io sono andato a studiare un po' che attività faceva. E lei nel 2019 ha giocato Wimbledon negli US Open Juniors perdendo al primo turno negli Juniors quindi io sfido chiunque anche il suo allenatore dell'epoca a dire questa tra due anni vince lo US Open dei Senior Insomma, ha fatto una cosa che era imprevedibile ha... i ragazzi hanno bisogno di passare attraverso alcune tappe nel, nel processo di crescita questa le ha bruciate tutte questa ha bruciato tutte le tappe, ha cominciato ad avere in, due, wild card. in tre settimane. Per sì, 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 ma ha già, aveva fatto già molto bene a Wimbledon, facendo quarto turno sì. con una wild card. E... Ma nel giro di 6-7 tornei, è arrivata a non perdere un set e vincere un torneo dello Slam. Cioè, una cosa. Ma dal punto I... di vista tennistico, cosa ti ha impressionato di più? Irripetibile. Guarda. Non l'ho vista moltissimo giocare, però sicuramente è una ragazza che si muove molto bene in campo, ha una grandissima mobilità, una grandissima facilità di gioco e penso che la sua qualità migliore sia stata proprio quella di riuscire ad alzare il livello così velocemente, è un po' la stessa cosa che ha fatto un paio d'anni fa Sinner, un anno fa Sinner. Cioè questo penso che sia una dote. Entrare lì dentro, ragazzi, è veramente difficile. Cioè, cominciare a giocare con una top 100, giocare un tabellone slam, anche se tu hai vinto un 25.000 dollari, perché ho visto che lei già due anni fa ha vinto un 25.000 dollari, giocava a livello sì. alto, significa che affrontava già giocatrici che stanno nelle quali slam da un po' e le batteva, ci faceva match pari. Però poi dopo... Eh, quando cominci a giocare a livello più alto, eh, l'inizio del gioco cambia. L'inizio del gioco cambia: trovi giocatrici più brave nel servire, nel rispondere, eh, sanno giocare più punti, hanno più fiducia di te. Eh, io penso che la qualità maggiore che abbia mostrato questa ragazza sia stata la capacità di adattamento in maniera così veloce. Così veloce, sì. quella è, è impressionante, Osciatti. No, io invece la prima la voglio sentire da Lorenzo Ercoli perché oltre ad essere un grande osservatore del circuito femminile, lui questo, questi US Open li ha seguiti, non so, più del, del giudice arbitro del torneo, quindi io la prima domanda <ride> su Raducanu mi inchino e la lascio fare a Lorenzo Ercoli, poi se è il caso intervengo. No, a me sai cosa ha sorpreso nell'approccio alla finale, però un po' me lo aspettavo di Raducanu? Sì. Che lei secondo me il dramma vero lo ha vissuto a Wimbledon contro Tomljanovic. Quindi forse è arrivata ieri, anche ieri, due giorni fa, un po' più leggera quella partita. E forse l'avversaria ti lascia quel margine di paura a per dire parto perché lei partiva favorita per tutti, per i Bookmakers, nonostante non avesse battuto un top ten, nonostante fosse partita dalle quali, però poi l'ha gestita benissimo in campo. E Fernandez, Fernandez, secondo me, aveva margine per poterla portare al terzo perché in realtà Fernandez non poteva imporre quel gioco e io l'ho detto comunque anche all'inizio del torneo mi ha sorpreso che lo abbia imposto con quella continuità perché comunque lei dopo l'exploit in Svizzera con la, con la Bencic di Fed Cup l'abbiamo vista tante volte nel circuito maggiore sbagliare tanto con quel gioco cosa che stava facendo anche con Raducanu però quando ha iniziato a rallentare e a muoverla ci sono stati dei momenti in cui poteva, poteva controbreccare nel secondo set e... però poi non ce n'era però anche Fernandez in realtà l'approccio che ha avuto e la gestione tolta poi il momento del, del medical timeout, anche qui si potrebbe aprire anche una parentesi, però secondo me hanno gestito entrambe alla grande, poi se, dovete, se dobbiamo decidere quella che arriva più avanti, secondo me al momento Raducanu per facilità di gioco, specialmente dal lato del dritto sono, sono due fenomeni sono... sì, Ale sei tu, no? Ah, io, io <ride> sì, sì. Sì, siamo in due siamo in due sono due fenomeni. Sono due fenomeni. Io la Fernandez l'avevo vista giocare già un paio d'anni fa nel circuito VTA, quando giravo con la Sansonova in Giappone. In Australia facemmo anche un allenamento insieme e non mi impressionò eh, come tennista, come colpi, come potenza dei colpi. Luda, secondo me, era, era anche superiore, però, vedevo una ragazza che piano piano. Step dopo step si sarebbe sicuramente avvicinata alle top perché aveva 17 anni. Quindi parliamo di Fernandez. Io ti dico che era eh, fine 2019 e già era nel circuito VTA, quindi ha fatto degli step, dei passi, ha giocato, ha perso, si è confrontata, ha fatto tantissimi allenamenti con quelle giocatrici. Eh, insomma era un pochino più abituata la raducano ha spaccato in due il torneo proprio e sì come dici tu ha una facilità di gioco impressionante una facilità di gioco impressionante e in questo momento qui effettivamente se tu dovessi puntare su una giocatrice che va più avanti probabilmente anch'io punterei sulla raducano No, perché la Raducano mi ha sorpreso anche, sia per le accelerazioni, ma anche per il modo in cui ha rallentato il gioco per tutto il torneo. Perché quando andava in difficoltà non provava ad accelerare, rallentava il gioco e il back. E Fernandez ha provato a farlo anche lei, però Fernandez lo fa in finale slam e in finale slam le provi tutte. Lo, lo ha fatto poco, anche se poi secondo me cambierà tutta la sua storia dopo questo torneo, però nei tornei prima lo ha fatto poco, poche volte si è sacrificata in quel Stem. modo, perché lo sappiamo, trovare la motivazione in finale slam è facile, forse anche io e Mosciati riusciamo tu, tu, a trovarla quando tu, tu giochi tu, tu il primo, tu quando giochi il primo turno in Lussemburgo e vai sotto di un set più difficile. Sì, vero, vero, però queste sono ragazze che che stanno imparando stanno imparando eh, hanno pochissime partite dentro eh, io tu, tutte le partite delle ragazze come te non le, non le ho seguite, non le ho seguite però mi nessuno sembra... le ha seguite come lui perché locale, non sei così malato nessuno, per fortuna nessuno, ecco. nessuno <ride> le ha seguite come Ercoli <ride> mi, se, mi sembra di capire che anche la Fernandez è una ragazza che, che, che sta studiando molto che si sta adattando molto a livello e, e sta crescendo, è talmente giovane, chissà quante ce ne farà vedere. Poi eh, scommettere di questi tempi è sempre molto complicato perché, se guardate la Osaka, i miei ragionamenti, comunque, sono sempre a breve termine. Eh. Sì. Preciso questo, Più che altro perché io magari sento la cosa che a me fa specie è sentire subito commenti del queste qui ce le troviamo in top 5 per i prossimi 10 anni. Che nel femminile sappiamo può essere tutto, può essere niente, perché alcune ne abbiamo viste vincere e cioè io la, la stessa Sviontek. Vabbè, io qua metto le mani avanti perché tutti sanno che stravedo per lei. però il fatto che l'anno scorso Sviontek domina il Roland Garros, eh, top 5, obiettivo continuità Nadal Federer, non perdo più. e Quest'anno Sviontek passa per una che non sa più giocare a tennis, una Meteora, la Ostapenko. No, io, io no, ho Aggiungo una cosa, Ale ehm, per completare e farti rispondere in maniera più ampia. Oggi, eh, tra l'altro, ho messo il link nella chat. Ehm, ho sentito un po' di gente sia di chi aveva giocato contro Raducano, eh, sia di, di tecnici, tra cui anche il parere di tuo fratello, che <ride> ha detto di aver visto la partita con Karin e di essere rimasto molto sorpreso, soprattutto dalla completezza proprio delle giocatrici, che è qualcosa che forse è mancato negli ultimi anni. No? O c'erano quelle che variavano tanto, o c'erano quelle che tiravano solo missili, eh, però la completezza tecnica forse forse mancava e questo potrebbe essere un discorso che permette a queste ragazze no, di rimanere, per carità non al numero uno, però insomma no, no, tra no, le prime no, 15 no. del mondo eh, per un po'. E, e l'altro discorso invece è quello che faceva Adriano Albanesi, che anche ho sentito, che ha girato il circuito recentemente con Surenco, e che mi diceva mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe capire come Raducano andrebbe a reagire contro avversari un po' diversi, perché ha giocato con avversari abbastanza simili in questo torneo, con una giocatrice che sa variare molto con lo slice, con una che tira lenta tipo Krejcikova, con una che gioca tipo Barti. ecco, con quel tipo di giocatrice ancora dobbiamo capire un po' come va a reagire. Sì. Sì, 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 senza sono dubbi. poche, eh, però. No, sì, so, sono poche, è un po' come il discorso a me viene sempre in mente Yannick. che quest'anno sull'erba ha fatto fatica. E è stato criticato perché dice si muove male sull'erba farà fatica sull'erba può darsi pure che erano i primi tornei della sua vita sull'erba e, e tutti si aspettavano chissà che ma quello ha altri 15 anni di carriera per abituarsi sull'erba quindi può darsi anche che l'ara ducano all'inizio faccia un po' fatica però ehm, è vero è, è completa si muove bene a me sembra una si muove bene, mi sembra la Wozniakhi come si muove, ma col dritto che spinge, cioè mi sembra molto completa. Mi sembra una giocatrice talmente completa che lei la vedo un po' difficile che non abbia una carriera. con bo sì, coi botti, diciamo, mi sembra molto complicato. E Fernandez, anche io la vedo. Sono d'accordo con quello che ha detto Francesco. Sono giocatrici molto complete, molto determinate, sono giovani. Mi sembra difficile che non domineranno il tennis. Queste due tenniste, anche se effettivamente il tennis femminile in questo momento non ha padroni. Non ha padroni. Basta vedere la Sabalenka che era testa di serie numero 2, e per la prima volta in carriera aveva fatto semifinale a Wimbledon quest'anno una spizza sì. di quarti turni, terzi turni, secondi turni, eppure era a testa di serie numero due. Vediamo la Sbiontec che vince Garros poi perdere regolarmente al quarto turno, ai quarti, al terzo turno negli slam, cioè in questo momento non ci sono padroni, però sono molto d'accordo con quello che hai detto tu Ale, nel senso che è vero che a livello alto adesso si può magari battere chiunque se scendiamo un po' di classifica, però a livello si è alzato tanto. Eh, esatto, cioè nel senso 30, 40, 50 del mondo sono più forti oggi che 15 anni fa. Mi sembra abbastanza evidente questo, quindi è complicato arrivare lì. E lascio la parola a Mosciatti, proprio perché a questo punto vorrei parlare di quello che, che adesso sta succedendo nel circuito per quanto riguarda le tue ragazze. No? Quindi eh, Federica Risarro, eh sì, infatti... ci bronzetti, eh, vai, vai Matteo. No, io volevo proprio lanciare, lanciare Ale, che a questo punto chiamo Lallo per differenziarlo, se no facciamo confusione. <ride> <Sì>. eh, <ride> Visto che eh, quest'anno non so se tutti gli appassionati in Italia se ne siano resi conto, soprattutto i nostri amici che sono sedicenti esperti di tennis, i nostri ascoltatori che salutiamo, ma a 31 anni Federica Di Sarra è riuscita a vincere all'esordio nelle qualificazioni dello Slam, è riuscita a vincere non una, ma due partite. Insomma, conoscendo bene il percorso di Federica, eh, che. Con, con Lallo ne abbiamo parlato anche i primissimi giorni eh, in, cui, in cui Federica aveva scelto di trasferirsi ad Anzio per allenarsi nel piccolo e knapp tennis team. Insomma, è, è un risultato di, di, che merita una citazione e, secondo me, di cui bisogna parlare, perché eh, non era assolutamente scontato, ed è un po' una liberazione. No. Siamo, siamo tutti molto contenti, lei in primis, immagino e a Federica. Va riconosciuta una cosa. La, la tenacia, la costanza con la quale comunque in questi anni lei non ha mai mollato. Sì, ha avuto dei periodi in cui ha smesso di giocare, ha fatto la maestra, ha passato momenti di figlia, abbiamo fatto la scuola maestra insieme noi, figurati. <ride> <ride> eh, eh, il fatto di non aver mollato le va riconosciuto, senza dubbio. Eh, penso che quest'anno... Credo perché non posso parlare per quello che è successo negli anni passati, lei è arrivata a 31 anni senza mai essere entrata nelle prime 300, quest'anno forse è riuscita ad esprimersi con un pochino più di continuità, nel senso che eh, ci sono stati dei tornei, diciamo che la sua forza non è la costanza, ci sono stati sempre dei tornei in cui... E non si è espressa al massimo dove ha avuto delle defiance però poi nonostante tutto ha avuto un rendimento magari un pochettino più, più costante e questo l'ha portata poi alla fine ecco, a giocare gli osopene e quando siamo stati lì devo dire che per essere un primo slam a 31 anni si è gestita, si è gestita molto bene Sì Andiamo, Senti, andiamo quanto, su Lucia eh, Bronzetti. Ale. Prima voglio Le, dire una cosa. Io su Lucia Bronzetti prima di passare eh, all'allo, a a questo punto dobbiamo chiamare così, se no, ci eh confondiamo. Dai, eh, no, perché io ricordo di aver visto era il 2016, se non vado errato, 2015 o 16, ma penso 16, eh, di averla vista per la prima volta e non sapevo davvero chi fosse, alle prequali al fuori italico mm -hmm. e, e rimase molto impressionato dal, dal, dal suo tennis anche se ovviamente aveva tanti difetti all'epoca eh, e ed erano abbastanza palesi eh, però si vedeva che c'era qualcosa qualcosa che, 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 che poteva farla diventare una giocatrice insomma sono passati 5-6 anni adesso appunto non ricordo se fosse, se, se fosse 2015 o 2016 però eh, il salto che ha fatto non possiamo certo dire alla Raducanu però ha fatto <ride> un salto eh, a livello di, di di rendimento di classifica di risultati veramente impressionante da quasi da un giorno all'altro. So che, ovviamente, voi lavorandoci l'avrete vista crescere tanto, però poi quel salto nei risultati e nei tornei è arrivato molto rapidamente. Eh, sì, allora lei, sono quattro anni che sta da noi, quindi, come dici tu, noi i progressi li abbiamo visti nel tempo, sappiamo da dove arrivavamo, sappiamo dove stavamo andando e quest'anno ha fatto un grande salto a livello di consapevolezza, cioè lei ti faccio un esempio, a marzo siamo andati a fare un 25 mila dollari um, in Spagna all'Accademia di Nadal, perse al primo turno di tabellone dopo essersi qualificata con l'Aiani che è 210 e molto avanti nel terzo set ha perso perché non aveva convinzione di vincere un match con una giocatrice del genere. Parliamo di marzo. Ad aprile siamo andati a fare un 60.000 a Bellinzona e ha battuto diverse top 200. Lì è cresciuta tantissimo la sua consapevolezza. A Parma ha battuto una ragazza 110 e di lì andando a Losanna ha battuto la Blinkova che è 85 del mondo. Cioè sta crescendo molto dal punto di vista della consapevolezza. Il tennis c'è già da un po'. Il tennis è già tanto. Poi, come è facile immaginare, quando giochi tanti tornei VTA, fai tanti allenamenti nei tornei con le ragazze che fanno i tornei VTA, piano piano il livello cresce, migliori l'inizio del gioco, migliori la risposta, la reattività, giocando lì, adesso sta alzando il livello del gioco. Tant'è vero che mio fratello adesso da Porto Rosso mi ha scritto che se è qualificata senza esprimere un grandissimo tennis. Ha detto a Cipicchia no. se, 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 vuol dire che il livello è salito tanto: cioè se non sta giocando benissimo, si qualifica un 2.50. È un buon segno anche perché Di... ha perso 5 game oggi. Quindi, sì. Infatti, <ride> infatti tra l'altro, cioè... il prossimo obiettivo credo che sia avere la foto sul sito della WTA. <ride> <Quindi questo ride> potrebbe, essere, potrebbe essere un buon sia, sia eh, per quanto riguarda Lucia che la Federica probabilmente è il, è... Destino, è il destino di, di, di Molchan e di tanti altri che ho visto con i miei occhi fare i tornei Math Tennis Events magari quello di Tenerife di ottobre essere fotografato da Marta Magni e a quel punto anche Lucia Bronzetti se vuoi Ale facciamo foto, una foto, se poi facciamo anche una foto a te, Lallo così la mettiamo comunque sul sito anche se non giochi più eh. Eh, vediamo, vediamo se mi mandano a Tenerife perché io adesso vado al Cairo con la ah, Chiesa. Ah, ecco, bravo. Vedi che hai ecco. aperto il terzo argomento perché completiamo il tgente <ride> d'attacco, perché una volta ai tempi di Lorenzo Ercoli quando andava all'asilo, cioè nel Cagliari schierava <ride> in attacco Suazo, L'Angella ed Esposito, e invece il tgente femminile del del Pickleback Tennis Team è Chiesa Bronzetti di Sada, quindi Aggiornaci sulle condizioni di Debora, che sappiamo allora. essere rientrata nel circuito. Domani Debora gioca un primo turno a 25.000 dollari in Repubblica Ceca Repub... a Jablonec qualcosa. Sì, e nelle prossime due settimane invece andremo a giocare dei 15.000 dollari al Cairo, che erano gli unici sulla Terra. Lei si è allenata sulla Terra in questo momento. Quindi andremo a giocare lì, diciamo, anche se l'idea non ci fa proprio, non ci, <ride> non ci rende proprio felici. Dici, stai meglio Però... New York. Stai New sì. York. In, que in, in questo momento ha molto bisogno di giocare partite. Avevamo iniziato ad agosto, siamo andati a Corde, non sa Pescara, lì ha fatto quattro partite in due tornei, si è ritirata a Pescara perché aveva un fastidio all'addominale. Ci sta, ha fatto un doppio turno il giorno prima, quindi. Il giorno dopo un po' di dolori, ma sai, quando rientri dopo due anni di tornei, questo è normale, e bisogna trovare un po' di continuità. Quindi, adesso a questi tre tornei, dopo una pausa, dopo andremo ad Antalya ancora a fare le 15.000 sulla terra. La strada, la strada è molto lunga, noi abbiamo visto tante giocatrici rientrare dopo infortuni. Uh, io le faccio sempre l'esempio della Dulgheru. Che ad aprile stava giocando i 15.000 dollari a Antalya. Ha perso una volta al secondo turno, una volta al primo turno, poi è andata al 60.000 in Portogallo ha perso il secondo turno. Cioè Lei è stata 30 del mondo e rientrando ha fatto molta fatica. Quindi bisogna tenere i piedi per terra, giocare tante partite e poi, magari, da 5, 6, 7 mesi di tornei si toglie pure qualche soddisfazione possiamo. Cominciare a riguardare un po' più su. Io volevo fare una domanda sì. e eh, poi lascio la parola a Matteo e poi ovviamente se lo diamo. Però cioè, a prima a Dario eh, eh, No, è questo, è questo che volevo sapere. Intanto, <ride> quanto è alta Lucia? Perché vogliamo sapere i, i nostri ascoltatori. Quanto sarà 60. alta? Sarà alta 1,75 più o meno. Sì, no, non arriva all'altezza di Paoletta. Prima da ne Porto Rosca è 1,80. 1.80. No, <ride> no, invece volevo sapere proprio per Lucia, perché tu hai detto che ovviamente i miglioramenti tecnici l'avete visti, ovviamente palesemente in tutti gli allenamenti. Io ogni tanto, ovviamente, con Matteo siamo venuti a seguire qualche allenamento e a me pare così, ovviamente, sono cose sensazioni vedendo, vedendo in campo che sia una che apprende abbastanza rapidamente, cioè che. Eh, non so, mi ricordo un allenamento al servizio che dopo mezz'ora riusciva a fare tutto quello che le avevate detto. Io non so se questa era una sensazione di quella giornata fortunata o che, che sia invece qualcosa di reale che riesca a mettere in pratica eh, gli allenamenti. So anche che c'era stato un periodo invece in cui eh, c'era un colpo che, che non riusciva proprio più a entrare in campo, e lì c'è stato invece un lavoro penso più psicologico oltre che tecnico. Quindi comunque insomma è un lavoro continuo. Per una ragazza però ha a grandi qualità e chiudo dicendoti e, e spiegando anche agli ascoltatori che oggi 167, se non sbaglio, Lucia. Però non pensiate che 367 a 100 sia facile, sono una sì, montagna infatti. di punti, e, sì. e vanno fatti nei tornei grossi, perché se no, non, non, non arrivano quei punti. Sì. La domanda sui cambiamenti tecnici, non la fate mai a mio fratello, per quanto riguarda lucia. <ride> <ride> va bene perché è lui che, che sta guidando i suoi cambiamenti tecnici e devo dire che mio fratello è un gran precursore lui prova prova sempre in qualsiasi momento e ci vuole una bella testa per stare dietro eh però sì. devo dire che Lucia sì, si è applicata molto ha cambiato molto il dritto e sul servizio penso che ci lavoreremo molto quest'inverno e ha avuto un periodo difficilissimo sul rovescio c'è stato un... Nel 2020 ha avuto un momento in cui il rovescio proprio eh, lo tirava per terra, lo tirava sul telone. Hanno dovuto ricominciare, quando dico hanno, perché mio fratello ci si è dedicato molto di più a lavorare proprio al cesto con, con molta calma per ritrovare lo swing. Se l'era un po' perso c'era una componente probabilmente 99,9% psicologica, diciamo. Non siamo riusciti a capire quello che era successo, ma devo dire che ne sono usciti fuori proprio brillantemente. Di sicuro posso dirvi che è una ragazza che anche in quei momenti difficili soffriva, ma lavorava veramente con tutto quello che aveva. Tant'è vero, io ogni tanto mi avvicinavo e dicevo guarda che di sicuro, di sicuro ne esci fuori, perché lavori con tutto quello che hai. Si vede, si vedeva proprio. Momenti brutti, brutti, eppure lei tornava sempre a testa bassa, lì a lavorare e non molla mai, eh. non molla Lucia è una che non molla mai. Mi piace un e sacco. È, è un'ottima cosa davvero. Mociate ti lascio l'ultima domanda, poi salutiamo Lallo. Tu dici che scattata allora e un minuto ti vai a fidare del sottoscritto nelle dirette Twitch di Face. Sì, anche se tu so che perdi lucidità al 32 minuto. Però... Esatto, no, perché, perché io invece vorrei una, una rapida carrellata eh, delle altre tenniste che, che, che il Piccare e il Knap Tennis Team sta coltivando perché sappiamo di nuovi arrivi eh, ad anzio per chi non lo sapesse perché poi senza dare uno riferimento logistico ragione, non, si sa, non si sa neanche dove Però, siano eh. su tutti eh, visto che l'abbiamo trattata in passato per risultati a livello giovanile c'è Nicole Molaro che è, è un'altra eh, piccola perché è davvero piccola che gioca molto bene ma credo che non sia l'unica no Ale? c'è Nicole Molaro che è 2008 Abbiamo Martina Martinelli, tutte ragazze che hanno fatto i campionati italiani adesso. Martina Martinelli rientrava da un infortunio lungo, si è fermata al secondo turno. Invece Carlotta Bassotti ha perso nei quarti degli under 14. Nicole Molaro ha fatto un discreto torneo, ma si è fermata in ottavi. C'è un'altra ragazza giovane del 2006, si chiama Gismondi Cacace e lei sta crescendo molto bene si sta avvicinando alle più bravine del suo anno e poi da, da un mesetto e mezzo sto, stiamo lavorando con Milena Jeftovic io mi sto dedicando un pochino di più a lei che è del 2004 e era una ragazza che era finita nel mirino di Formia anche sono in contatto con Vittorio Magnelli che vuole essere sempre informato su, sui suoi progressi. Mi piace molto, è una ragazza che, che lavora molto bene. In questo momento doveva venire con noi al Cairo, ma abbiamo deciso stasera di, di continuare invece un discorso di fisioterapia perché sta recuperando il ginocchio, che sta andando bene, questo recupero sta andando bene, non forziamo i tempi, ma è giovane, del 2004 ha 17 anni e veramente un bel potenziale. Bene benissimo, questa è diciamo, la panoramica su Piccari e sì. Knapp Tennis team. Eh, che, come vedete i risultati, insomma, sta lavorando veramente molto molto bene con Alessandro, con, con Francesco Piccari, con Karen Knapp, evidentemente, e con tutto il loro, il loro staff. Che con, con passione lavora in quel dianzio. Grazie Alessandro Piccari, grazie Lallo. Ci differenziamo grazie. ancora una volta. E grazie a, a voi, grazie a voi, buonasera, a ciao. presto. Ciao ciao. ciao. ciao, ciao. Ed eccoci qui. Allora, la chiusura la facciamo sulle ultime domande, le ultimissime. Volevo spiegare questa cosa qui perché ecco, magari già stanno. Eh, non tutti sanno come funziona in questi casi. C'è la regola del bleeding, semplicemente, cioè se c'è un sanguinamento da qualsiasi parte del corpo, se ti fai una ferita al ginocchio, se ti esce il sangue dal naso, qualsiasi tipo di sanguinamento, si deve interrompere il gioco. Non è un MTO, un medical timeout che viene no, richiesto dal giocatore, ma è l'arbitro che deve fermare il gioco per far sì che si fermi il sanguinamento. Questo perché semplicemente, poi in epoca covid ancora di più, ma semplicemente non si può rischiare di avere sangue per terra o comunque qualcun altro entri in contatto con, con il sangue, ma in tutti gli sport è così. È eh, calcio, cal infatti, nel calcio, sì. c'è esatto. cioè una ferita anche minima, ci si ferma tutti, non, non si può andare avanti. Quindi se è vero che può essere che Fernandez abbia eh, ehm, ha avuto sfortuna, semplicemente, perché era palla break, era un momento in cui stava giocando benissimo, in cui l'avversaria un pochino stava eh, lasciando qualcosa mentalmente per strada. Sicuramente è stata molto sfortunata Fernandez, ma non c'è nulla che, eh, va, va, va detto a Raducano, che non ha chiesto, ripeto, il medical timeout. No, no. È stata la giudice di sedia che ha dovuto fermare il match per questa regola. Decidono il fisioterapista e il direttore del torneo. Infatti, poi Raducano l'ha anche precisato in conferenza stampa. Ha detto: Io non ho fatto, non l'ho chiamato neanche, però finché sanguino d'altronde. però posso dire che secondo me quello è stato l'unico passaggio a vuoto mentale di Fernandez, perché io non dico sia piacevole che sulla palla break ti fermi, però palla break. L'avversaria che sanguina deve tornare in campo, anche lei torna in campo a freddo, eh certo, a servire. Infatti ha detto ho avuto paura quindi, di fare doppio fallo, infatti l'ha detto Quindi, poi. Eh, quindi io, fo, io fossi stata Fernandez, non me la sarei presa così tanto, anche perché poi, a mente fredda da fuori, lo sappiamo, te la prendi, non cambia nulla. Quello eh, unico beh, passaggio a vuoto di Fernandez... Mosciati, dopo sei minuti, se fosse tornato in campo in corso, avrebbe fatto doppio fallo la sul pino. <ride> Secondo fallo. sul pino, fallo, non più <ride> esatto. anche la prima del game successivo, andava direttamente sul telone. C'era Ma... qualche altra domanda? No, io a chiudere ti chiedo Ale perché poi in realtà non l'abbiamo affrontato con Marco. però dato che stamattina su, su Telegram c'è stata una bella discussione. Vai. Il tema: 20 slam 21 slam, 22 slam, 23. Io la mia l'ho detta. In che, senso? In che senso? Perché non ho proprio letto. La domanda delle, delle domande: Djokovic vincerà un altro Slam? Io, io oggi ho certo. lasciato la mia solita pietra, dicendo: Per me, è quasi ridicolo. No, beh, ridicolo no, però per me, pensare che Djokovic, vincitore di tre Slam, finalista di quattro, non faccia finale e non ne vinca l'anno prossimo, ma anche tra due anni, è, è fantascienza. Sì, eh, quasi, poi, quasi non la prendo in considerazione. No, io penso che Gioco che dovesse avere un tabellone alla Medvedev di, di questo US Open in un eh. pro, uno dei prossimi slam, va, alza, la, alza la, la coppa giocando con la sinistra. Ma, poi anche ma non difficoltà. perché non ci siano difficoltà, eh, ci sono hanno difficoltà in tutti i tornei, ma ogni anno ne può fare 4. Secondo me almeno altri 3 anni li gioca a, a tutta. 2 eh, sicuro, ma 3 probabile, e, e quindi parliamo di 12 slam. Vuoi che non ne venga almeno 2? Almeno. almeno. Secondo me è difficile che non vada almeno a 23-24. Ma anche perché 23. poi la ragazzi... Diciamo 23, Se devo dire un numero 23. Eh. Cioè, anche perché lui ora, ok, è vero che ha fallito il grande slam, la delusione, era, ieri era bloccato mentalmente il fatto che lui ieri in conferenza stampa dica sono contento sia finita. Eh, ho vinto, ho perso, sono dispiaciuto che ho perso, ma sono sollevato che sia finita perché preparare lo US Open è stato... Un non un incubo però detto, è stato una qualcosa che a livello mentale mi ha sfinito però il fatto appunto che adesso ha fallito il grande slam ma lui ha sempre messo le mani avanti sull'altro obiettivo a differenza di Rafa e Federer lui vuole chiudere la carriera che è quello che ne ha più di tutti e diciamo che adesso è è comunque in pole position ma no, Mani bassi. no Mani bassi in pole position e secondo me sarà interessante sarà, sarà un bel termine di paragone vedere eh, da, 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 dalla prossima stagione quanto questi ragazzi lo, lo metteranno in difficoltà dopo averlo visto così dopo averlo visto prendere quella che fra virgolette definiamo una sveglia eh, ieri da, da un loro coetaneo da uno di loro perché alla fine in una partita così importante uno di loro non aveva mai battuto così Djokovic c'era uscito solo Nadal quindi eh, anche gli altri magari affronteranno Djokovic un po' diversamente non dico che adesso saranno con convinti di poterlo battere 3-7-0, assolutamente no però, sarà, secondo me, lui come dite voi eh, andrà per vincere ancora diversi slam, ma gli altri insomma, lo affrontano in maniera diversa io, come ho, come ho fatto capire prima con Marco, fra gli altri continuo a mettere Matteo Berrettini che in effetti sul veloce, se Indovina le due settimane di fila per me già dalla prossima stagione. Lo può vincere secondo me Berrettini sul veloce. Eh, parliamo di cemento, può battere tutti tranne Medvedev. Secondo me, quindi deve sperare che perda prima, e che può succedere assolutamente. Mentre su, su Erba può batterlo tranquillamente. E credo che Wimbledon comunque sia il vero. Torneo che, che Matteo può, può portare a casa, soprattutto quando Djokovic smetterà. E penso che in questo momento i due giocatori che possono battere Djokovic 3 su 5 siano però Medvedev e Zverev. Eh. Ovviamente senza considerare Nadal a Parigi come torno eccetera, però di quelli che adesso stanno giocando, secondo me, Medvedev e Zverev sono gli unici che possono battere 3 su 5. Ecco E la partita, secondo me, però, tipo della prossima stagione, la semifinale con Zverev, per gli altri, secondo me nessuno tornerà in campo e troverà il Djokovic di ieri perché ieri a un, certo, certo. Punto, a un certo, certo punto ieri Djokovic anche quando Medvedev ha un attimo tirato il freno nel terzo set vedere Djokovic e magari trova l'accelerazione anche buona e il colpo dopo non si muove e gioca centrale a metà campo o non muove l'avversario e permette a Medvedev di rientrare è una cosa che non ho mai visto primo set, guarda, io nel primo set devo essere onesto ho pensato è partito malissimo. È bloccato è teso. però stava scendendo a rete. I turni di servizio, in qualche modo, nonostante si sposta, non giocasse. I turni di servizio li stava tenendo, diciamo, d'esperienza. Di quello di 0,40 inizio però. secondo è, è stato il momento in e, cui poteva cambiare un po' la partita. E l'ha detto anche lui, sì, sì. perché lì, comunque, Medvedev poteva perdere un po' di certezze. E, e quella prima palla break con Djokovic che scende a rete, con quello slice di dritto un po' titubante, Medvedev in controbalzo lo passa. Eh, lì, lì poteva cambiare un po' perché poi Medvedev, secondo me, ha giocato bene, non ha giocato benissimo. però ha servito in un modo, ragazzi, e proprio toglieva, toglieva proprio speranze a chiunque. Però, cioè, eh, faceva un punto, sbagliava una palla, punto dopo, ace. Gioco che faceva un gran punto, punto dopo, ace. Cioè, era sempre così. E così eh, Mosciatti lo sa bene perché ne ha presi 30 di ace eh. da Medvedev. Eh, penso, sì, forse ma, 31, so, ma a me, a me, a me, poi fa sempre ridere diciamo del, del suo modo di fare la fretta con cui va a servire nell'era in cui eh, è stato inserito lo short clock per evitare troppi, troppi secondi fra un punto e l'altro arriva lui, fa uno massimo due rimbalzi per terra eh, si lancia la palla secondo me lui nel servizio Medvedev salta un passaggio rispetto agli altri cioè il momento in cui eh, tutti si mettono in posizione con la testa della racchetta, con la punta della racchetta a guardare la, la rete lui ci sta tipo una frazione di secondo, sì. mentre altri ci passano, ci passano tre secondi e, e lui va lì. Neanche ti stai rendendo conto che ha cominciato il movimento e serve la mattonella piatta all'interno Questo pure ti, ti, travo, ti travolge proprio a, a livello fisico e mentale, perché sei abituato ad avere que, quei due secondi in più e invece ti arriva la mattonella ace. Quindi sottoscrivo lo, lo strapotere al servizio, non solo di quelle ragazzone del 96. Poi sai cosa? A rafforzare le parole di Marco di prima. Che, che lui, Marco, prima ha detto che Medvedev aveva iniziato a prepararla nei turni. Prima Medvedev non ha detto questo, però ha detto: Io di solito, tatticamente, col coach, la partita la preparo in 5-10 minuti. Gli accorgimenti tattici li decidiamo in quei 5-10 minuti. Per giocare con Nole, ci abbiamo messo mezz'ora. E la cosa incredibile di Nole è che di partita in partita, di set in set, di situazione in situazione, può cambiare da così a così il modo in cui gioca. Quindi non è mai la sì. stessa partita con Ole. L'ha detto proprio in un'intervista con Wielander, no? Post partita ha detto: Io eh, quando affronto qualsiasi giocatore so quello che devo fare, quando affronto Jokovic so che se lo affronto 15 volte giocherà 15 volte in maniera diversa. E quindi è, è, è un qualcosa che poi, detto da un giocatore, ti fa capire ancora di più quello che, quello che è il livello. Ragazzi, siamo arrivati a un'ora e 13 minuti. Tutti in maglia nera, Sportface Swan, direi che. Che possiamo chiudere questa prima puntata della nuova stagione? Diciamo così, di, di Sport Face. Questo, questo sarà l'appuntamento fisso del lunedì alle ore 22. A meno che non ci siano dei clamorosi posticipi della serata, tra le 21 deci... e mezza e le 22 e mezza. Prendiamo esatto, questo range. Cioè... Esatto, però, diciamo 22. Per, per, per essere precisi, dovrebbe essere 22, poi vedremo. E, caro Mosciatti, la saluto. Caro direttore, cari direttori, cari direttori eh, un saluto a voi, eh, continuate a guardarmi dall'altro e a vegliare su di me come in questa grafica. Vi ricordo che eh, potete iscrivervi eh, se avete Amazon Prime, inclusivamente al canale Twitch di Sportface News, per partecipare anche, oltre al gruppo Telegram, al... Ingate al Tennis Draw Challenge dovete rinnovare l'abbonamento altrimenti Ercoli vi caccia dal Tennis Draw Challenge del gruppo Telegram eh, peraltro io ho dimenticato di pronosticare i prossimi tornei perché ho, ho avuto un po' di problemi da risolvere eh, però so che ci sono i prossimi vincitori US Open che riceveranno cioè i vincitori US Open che riceveranno prossimamente i, i premi eh, perché nei grandi tornei chi vince il, il gioco dei pronostici riceve dei premi da parte di Sportface, è arrivato l'asciugamano ufficiale di Wimbledon a Daniele Sironi che ha vinto il torneo eh, erano arrivate le magliette della Roland Rossa che aveva vinto precedentemente quindi insomma eh, vi aspettiamo numerosi anche tra gli abbonati eh, perché ci sono tanti vantaggi grazie Ercoli e arrivederci grazie. a tutti chiuda allora, lei